Ciao a tutti, il mio nome è Alessandro Capitani, ho 41 anni, sono un regista italiano e sono una mira del canale Arte 1. Quando ero ragazzo non avevo la più pallida idea di cosa volevo fare da grande. E anzi, quando ho finito le scuole superiori eravamo indecisi su cosa fare dopo e ci siamo iscritti a quella facoltà che in teoria doveva essere quella un po' più facile da fare. Poi però abbiamo iniziato a frequentare le lezioni e lì è stato un po' il click che mi ha fatto cambiare idea su un mondo che non conoscevo. E quindi ho iniziato a studiare il cinema, a studiare i film, a studiare quello che c'è dietro a un film, come si facevano, le difficoltà. E da lì ho detto: che figata. Io in generale cerco di riprendere un po' quello che era la commedia all'italiana negli anni 70. Cioè, secondo me quel tipo di cinema in Italia era bellissimo, perché era un mix di cose. Mi riuscivano a mixare il dramma con il sorriso. E ci riuscivano in un modo sorprendente. Tu riesci a vedere dei film dove con degli attori anche prestati alla commedia che si tramutavano in attori drammatici.